Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial per Tableau. Oggi impareremo a conoscere i parametri. I parametri sono degli strumenti che Tableau ci mette a disposizione per aggiungere interattività e flessibilità alle visualizzazioni. Potete immaginare i parametri come dei valori da far controllare all'utente finale. Assomigliano molto ai filtri, se guardiamo qui nella zona a destra. Questo qua in alto, soglia, è un parametro, questo qui sotto invece è un classico filtro sul segmento di mercato e se il layout dei due elementi è molto simile, quindi magari uno può scambiare un parametro per un filtro, in realtà non sono per niente uguali. Infatti, mentre il filtro mi va proprio a filtrare, quindi a togliere degli elementi nella mia visualizzazione. Infatti, vedete che non solo si spostano i punti perché stiamo andando a vedere dei dati diversi, ma anche si modificano i valori sull'asse. Andando a scegliere invece un valore diverso nel parametro, nella mia visualizzazione non cambia niente. Semplicemente andrò a sottolineare con i diversi colori elementi diversi. Vedete che riducendo la soglia, se un punto si trova oltre la soglia, diventa azzurro. Abbiamo detto che i parametri non sono uguali ai filtri. Però possono essere utilizzati insieme ai filtri. Sarà proprio la prima cosa che andiamo a vedere. Allora, aprite il file sample Superstore, non la versione Europa, la versione americana, questa qui. Per ora utilizzeremo questa versione qui con i dati americani e facciamo una semplice visualizzazione. Prendiamo le vendite, prendiamo il Customer ID. Mettiamo in ordine i clienti in base alle vendite e poi quello che vogliamo fare sarà andare a creare un filtro in cui sarà l'utente che potrà scegliere se vorrà vedere la top 3, 4, 5, 10, quello che vuole lui. Quindi non saremo noi a fare un filtro statico, ma lo renderemo interattivo. Quindi prendiamo il Customer ID. Lo mettiamo in filter, ci si aprirà la finestra quella con tutte le opzioni, andiamo su top. Cosa succede? Che se io gli chiedo, per esempio, una top 5 per vendite, se clicco su apply, mi farà vedere solo i primi 5. Se anziché 5 io scelgo create new parameter, crea un nuovo parametro. Ci si aprirà una finestra che ci permetterà di impostare il parametro, valore corrente 5, lasciamo automatic, e gli chiediamo di farci vedere un range che vada da 1 a 10. E lo step size, se vogliamo che l'utente possa passare da una top 1, 2, 3, 4, 5, se no 2, 4, 6, possiamo mettere il valore del salto. Lasciamo su 1, clicchiamo su apply, vedete che il parametro si chiama parametro 2, ci viene mostrato automaticamente e se adesso noi aumentiamo il valore ci farà vedere la top 6, la top 7, la top 8. Rinominiamolo un attimo, chiamiamolo top N, così capiamo che è il parametro che ci farà decidere il numero di elementi che vogliamo vedere nella classifica. E ora andiamo a vedere un'altra funzione interessante, dei parametri, che è quella di poter controllare elementi dati che provengono da due differenti fonti di dati. Quindi già sappiamo che i filtri, ad esempio, possono essere utilizzati solo su fogli di lavoro che condividono la stessa fonte dei dati. Possiamo
andare oltre questa piccola limitazione utilizzando i parametri. Quindi andiamo su Data, New Data Source, e stavolta andiamo ad aprire il file Sample Superstore. Prendiamo sempre la tabella ordini, andiamo a creare un nuovo foglio di lavoro, Sample Superstore, Europa, scegliamolo qui dall'elenco delle fonti di date aperte. Ok, inseriamo la quantità nel nostro grafico e anche le città e giriamo al contrario e ordiniamo i dati in base alla quantità. Come potete vedere, in questo esatto istante Tableau ha riconosciuto in automatico i due campi City e City delle due differenti tabelle e ha creato un blending che in realtà non porterà nessun risultato perché in un file abbiamo le città americane, nell'altro abbiamo le città europee, quindi a meno che non ci sia un caso di omonomia tra due città non riuscirà a unire nessun dato della tabella. Comunque noi lo stacchiamo il collegamento, ritorniamo sul nostro sample superstore e andiamo a creare un set, clicchiamo su City, Create Set, e andiamo a dargli una top by top n, andiamo a scegliere lo stesso parametro, e se vedete nella finestra dei parametri è presente anche il parametro soglia, quello che era stato utilizzato nello sheet 1 di esempio, che poi adesso dopo questo vi farò vedere come è stato fatto. E questo è proprio quello che dicevo prima, mentre i filtri sono strettamente legati al foglio, allo sheet in cui sono stati creati e possono tutt'al più essere estesi anche a tutti gli altri sheet che utilizzano la stessa base di dati, i parametri invece vanno oltre sia qualsiasi sheet che qualsiasi fonte di dati. Quindi io potrei utilizzare anche il parametro soglia su questo sheet, che non solo è diverso dallo sheet 1, ma usa una base di dati completamente diversa. In realtà adesso vogliamo utilizzare la top n per profitto, quindi vogliamo vedere i primi 10 per profitto. E questa volta il set lo mettiamo nei colori. In questo modo, in e out vuol dire in sono gli elementi che rientrano nel set, quindi quelli la top n in base al profitto. Quindi se noi scegliamo 5, in avremo la top 5 in base al profitto, in out dal 6 in giù. Ora, visto che noi siamo andati a creare un set che contiene il parametro top n, se adesso creiamo un dashboard, io lo metto a schermo intero così vedete bene, prendiamo lo sheet 2 e prendiamo lo sheet 3 e vediamo che comandando il parametro andremo ad agire su entrambe le visualizzazioni. In uno ci verrà filtrata la top, la classifica, nell'altro invece ci verranno colorati in base al numero. E questa cosa è una cosa interessante, perché supponiamo che magari abbiamo, supponiamo di avere, non so, 5 file database diversi che ci arrivano da 5 reparti diversi, che quindi non hanno dati in comune con cui poter andare a fare un blending o una join. Se volessimo vedere la top 10 di tutti di tutti questi fogli, dovremmo andare a crearci 10 filtri diversi e poi agire di volta in volta su ognuno. Utilizzando i parametri possiamo utilizzare un solo filtro praticamente e comandare tutti i fogli che fanno parte del nostro dashboard. Quindi il parametro top n nel primo ci sta cambiando il modo di filtrare perché avevamo inserito il parametro nel filtro, nel secondo ci sta cambiando il modo in cui colora perché il parametro l'abbiamo inserito nei colori. Ok,
Ora apriamo un altro foglio di lavoro e vi farò vedere come era stato costruito questo sheet iniziale. Praticamente non è nient'altro che il parametro è una soglia, quindi quando io sceglierò i valori del parametro andrò ad alzare o a diminuire la soglia e poi è stata creata una funzione che dipende dal parametro stesso e che ci fa colorare con due colori diversi i valori che stanno prima e dopo la soglia. Vediamo come fare. Prima di tutto creiamo un nuovo parametro, clic col tasto destro in un punto bianco qualsiasi della colonna con i dati, chiamiamolo soglia profitto, così non ce lo confondiamo con l'altro. Questa è diciamo, la finestra generale per la creazione di un parametro. Qui possiamo scegliere che tipo di dato dovrà andare a comandare. Quindi in questo momento stiamo praticamente creando l'elenco di tutte le voci che noi vogliamo che vengano visualizzate nel pannellino di controllo. Se devono essere dei numeri con la virgola sceglieremo float, se vogliamo numeri interi integer, se vogliamo che siano delle stringhe string, booleano se vogliamo che sia un valore 1, 0, vero o falso, oppure delle date o date con orario. A noi adesso ci interessa integer, possiamo anche scegliere il formato. Se vogliamo creare una lista con una serie di opzioni da scegliere, creiamo list. Se invece, come prima, nella top n vogliamo scegliere un range, possiamo selezionare range. Stavolta facciamo liste, così facciamo una cosa diversa. E ad esempio, mettiamo 8000 è il primo valore, il secondo lo facciamo su 10000 e il terzo su 15000. Non so neanche se sono dei valori che abbiano senso rispetto ai nostri dati, semmai li cambiamo dopo. Vedete che questa volta il filtro, questa volta il pannello del parametro non è stato qua di controllo, non è stato inserito automaticamente, esattamente come facciamo per i filtri, clicchiamo col tasto destro e questa volta avremo Show Parameter Control. Vogliamo che sia un single value list, quindi che possiamo scegliere solo una volta e adesso andiamo a costruire la nostra visualizzazione. Vogliamo vedere se esiste una relazione tra il profitto e lo sconto. E vogliamo vederlo a livello di città. Ok, quindi noi adesso abbiamo una soglia che va da 8 a 15.000. La prima cosa che dobbiamo fare è inserire un average line o una constant line, è la stessa cosa. Vogliamo inserirla per il profitto. Qua ci chiederà di scrivere un valore. Noi chiudiamo, in realtà clicchiamo con il tasto sinistro sulla linea di referenza e clicchiamo su Edit. Qui, anziché constant, ci facciamo dare sum e vediamo che qua nell'elenco, oltre ad avere tutti i dati che abbiamo già inserito all'interno della nostra visualizzazione, quindi le misure, abbiamo anche i parametri. Soglia profitto, label lasciamo computation per ora, e se ora clicchiamo, vediamo che la mia soglia si sposta. Abbiamo detto che a seconda che il valore dei profitti si trovi a destra o a sinistra della soglia che abbiamo scelto, i punti del grafico si devono colorare in due modi diversi. Quindi creiamo un campo calcolato, lo chiameremo colore soglia, e
e sarà una semplice funzione logica. Se la somma del profitto è maggiore del parametro soglia profitto, allora mi scrivi alto, altrimenti basso, end. Ah, colore soglia già esiste, chiamiamolo colore soglia 2. Lo inseriamo nei colori ed ecco che tutti i valori a sinistra della riga sono arancioni, quelli a destra sono blu. Se adesso abbassiamo la soglia, vediamo che via via, man mano che i punti finiscono prima o dopo la riga, assumeranno un colore differente. E allo stesso identico modo possiamo utilizzare dei parametri per controllare, diciamo, un po' qualsiasi parte dell'area di lavoro. Quindi, ricapitolando, filtri e parametri si assomigliano ma non sono la stessa cosa, mentre i filtri vanno proprio a filtrare, quindi a escludere dei valori dalle nostre visualizzazioni. I parametri altro non fanno che praticamente restituirci un singolo output relativo a un altro elemento. Quindi potremmo utilizzare i parametri abbinati ad un filtro, come abbiamo fatto in questa visualizzazione, quindi modificando il parametro è come se stessimo modificando il filtro. Possiamo utilizzarlo abbinato a un set, possiamo utilizzarlo nei colori, possiamo utilizzarlo come reference line. E cosa soprattutto importante, il parametro si riferisce all'intero workbook aperto, quindi non ha nessuna limitazione per quanto riguarda foglio o set di dati con cui è stato creato. Il tutorial è finito, ci vediamo al prossimo. Ciao!